Le ragioni sono almeno due. La prima è che in Italia la musica non si studia, normalmente a parte gli specialisti nei conservatori. La seconda è che comunque la musica è un linguaggio molto complicato e dunque, come ha detto il maestro Modugno che è qui accanto a me e che fa con me questo spettacolo, questa potrebbe essere la nuova forma del concerto. Perché, maestro Modugno, hai detto quella frase? Perché ho l'impressione che se vogliamo attrarre nuove generazioni nel mondo della musica classica, cosiddetta classica, bisogna anche parlarne, bisogna spiegarla. Anche perché ho l'impressione che questo modello di concerto ottocentesco, sala buia, silenzio in sala, non attira assolutamente le giovani generazioni, le quali invece non sanno cosa si perdono a non capire cos'è Beethoven o Mozart. Nei dialoghi, nei nostri dialoghi, così come in tutti i dialoghi che possono essere fatti, il maestro, io faccio al maestro delle domande ingenue per così dire, ma che cos'è un tema, che cos'è, perché il doppio tema, ma me lo fa sentire e lui lo spiega e lo accenna al pianoforte, dopo quando c'è l'ascolto vero di un'esecuzione appropriata il piacere è doppio perché si è entrati dentro il linguaggio. Maggio sta per finire, dopo 50 anni... Dopo viene giugno. Sì, è ancora intenzionato dopo 50 anni di onorato servizio a lasciare la RAI? Io vorrei andare a casa, le dico la verità, perché basta, insomma, non vorrei andare dello decrepito davanti alle camere, però insomma la domanda è complicata e la risposta pure, perché le circostanze politiche, anche pubbliche, della rete sono in questo momento molto complicate e quindi la mia decisione purtroppo non è solo mia. Non è cambiato nulla dalle dichiarazioni che tempo fa lei ha fatto quando ha preso le distanze da alcune posizioni, principi, la linea editoriale che più non le va? No, non è vero, la Rai 3 è una rete ingambissima, la rete secondo me più bella della Rai. Io ho semmai una cosa privata, personale, perché quando mia moglie mi ha detto non è che se vai via dalla RAI mi giri tutto il giorno per casa e io ho dovuto rassicurarla che anche se smetto continuerò in qualche modo a lavorare. Sul suo profilo Facebook tanti suoi fan la invitano a non farlo. Mi crede se le dico che non l'ho mai guardato? Tra l'altro c'è qualcuno che la vorrebbe proprio come il prossimo Presidente della Repubblica. Sì, vabbè, ciao, arrivederci. Maestro, ancora una volta il Politeama greco, il Salento Lecce apre le sue porte ad un momento di alta cultura questa sera con le note di Mozart. Mi pare, sì, apre e chiude, perché questo è l'ultimo concerto che facciamo dentro il Politeama prima della stagione estiva che si annuncia.